Anche la regione Toscana ha sospeso con effetto immediato la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Riciclaggio e bancarotta fraudolenta, sequestrate somme di 445.000 euro e denunciati due coniugi. Sanac, dopo il tavolo istituzionale, battibecco tra la Lega e Nardi, è stata solo una passerella elettorale. Bolkestein, la regione toscana chiede al governo l'estensione delle concessioni degli stabilimenti balneari. Montignose e Carrara si tengono di lilla per la giornata mondiale contro i disturbi alimentari. A tutti buonasera, benvenuti alla prima edizione settimanale del telegiornale di Antenna 3. Vediamo però insieme subito i numeri della pandemia. Sono 1.106 positivi al Covid-19 in più rispetto alla giornata di ieri. Nell'azienda USL Toscana Nord-Ovest i casi positivi di oggi sono 309. I casi in provincia sono 29, nel dettaglio 11 a Carrara, 10 a Massa, 5 a Montignoso, 2 ad Aulla, 1 a Fivizzano e 1 a Tresana. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, nella zona delle Apuane sono state eseguite 16.738 vaccinazioni, di cui 4.840 le seconde dosi. In Lunigiana invece le dosi vaccinali hanno raggiunto quota 5.548, di cui 1.517 seconde dosi. Anche la regione toscana, dunque, avete sentito dai titoli, sospende le somministrazioni del vaccino AstraZeneca. La decisione è in applicazione alle disposizioni di AIFA, che ha esteso il divieto di utilizzo di questo vaccino su tutto il territorio nazionale in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA. In Toscana dunque è stata sospesa con effetto immediato e fino a nuove comunicazioni la vaccinazione con il siero prodotto da AstraZeneca, a partire da quelli in corso oggi pomeriggio, circa 4.000. Per domani 16 marzo risultano sospese circa 5.500 somministrazioni e per dopodomani altre 5.500. Da oggi al 21 marzo prossimo sono sospese circa 34.000 prenotazioni in tutto. Riciclaggio e bancarotta fraudolenta. Denunciati due coniugi e sequestrate somme per 445.000 euro. Il marito era amministratore di una società massese. Per i particolari, Rossella Barattini. Riciclaggio e bancarotta fraudolenta sono queste le accuse a carico di due coniugi da parte della Guardia di Finanza che hanno portato al sequestro di somme per 445.000 euro e di un mezzo per escavazione di proprietà della ditta dei coniugi. I finanzieri del gruppo di Massa Carrara, su delega della Procura della Repubblica di Massa, hanno infatti eseguito un provvedimento di sequestro emesso dal Tribunale nei confronti di una donna massese indagata per riciclaggio per aver reinvestito somme di denaro derivate dalla bancarotta fraudolenta di cui si era reso responsabile il marito, amministratore di una società massese operante nel settore del trasporto di merci su strada. Le indagini sul fallimento hanno permesso ai militari di individuare una serie di reati commessi dall'amministratore della società, il quale negli anni aveva distratto disponibilità finanziarie alterando la contabilità per celare gli ammanchi e non far emergere le ingenti perdite subite. Il soggetto, delegato ad operare con le banche nella sua qualità di amministratore, aveva fraudolentemente sottratto dai conti correnti aziendali complessivamente 565.000 euro, facendoli confluire parte nei suoi conti correnti personali e parte in quelli della moglie. La coniuge nel tempo aveva visto accumularsi sui propri conti una somma di quasi 445.000 euro che ha proceduto a investire in finanziamenti di un certo valore, oltre a prelevarne una parte in contanti per finalità personali. L'attività eseguita dalle fiamme gialle massesi ha portato alla denuncia del marito per bancarotta fraudolenta e alla moglie per riciclaggio dei proventi derivati dai reati ascritti al coniuge, mentre il pubblico ministero titolare delle indagini ha richiesto al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Massa di emettere un decreto di sequestro preventivo finalizzato a cautelare i beni della consorte.
L'esecuzione del provvedimento da parte dei militari del gruppo di Massa Carrara ha portato pertanto al sequestro di provviste attive giacenti su due conti correnti intestati alla donna per un importo di circa 445.000 euro. Inoltre è stato sottoposto a sequestro un escavatore di proprietà della ditta fallita che non era stato rinvenuto all'atto della ricognizione dei beni fatta dal curatore fallimentare. La pagina di cronaca: venerdì 12 marzo gli agenti della Polizia Ferroviaria di Pontremoli hanno arrestato per evasione un uomo che all'interno della sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Aulla manifestava un atteggiamento circospetto. Gli agenti insospettiti hanno proceduto al controllo e tramite accertamenti presso le banche dati della polizia hanno appurato che l'uomo, un pluripregiudicato di 30 anni, non aveva fatto rientro in carcere. Lo stesso era stato autorizzato ad effettuare lavori esterni al carcere, ma dopo aver usufruito di un permesso premio, dal 10 marzo non aveva fatto rientro alla casa circondariale di La Spezia, dove era detenuto per un cumulo di reati per i quali deve espiare il residuo di una pena complessiva di 9 anni, 2 mesi e 14 giorni. Adesso l'evaso è stato associato alla casa circondariale di Massa. I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti intorno alle 10 di questa mattina a Casola in Lunigiana, in località Vigneta, per un incendio del tetto di un'abitazione che poi è crollato, di un edificio di 3 piani fuori terra, con gli occupanti del fabbricato che sono stati prontamente fatti evacuare, vista l'inagibilità dell'intero fabbricato. Non sono stati segnalati feriti. E le ruspe sono pronte per demolire la palazzina che si trova tra via Cavour e via delle Mura Nord a Massa, che rischiava di crollare. I primi segnali preoccupanti erano apparsi lo scorso maggio, quando il proprietario di uno degli appartamenti aveva avvisato i vigili del fuoco e fatto partire le verifiche che hanno portato alla decisione di evacuare la palazzina e altre due occupanti vicine. Fine settimana di sanzioni per la questura di Massa Carrara. Un uomo è stato fermato dalla polizia mentre rubava in un supermercato e numerose multe per i locali della provincia. Se ne è occupato Rocco Lanza. Weekend di denunce e sanzioni nella provincia di Massa Carrara. Nel pomeriggio di ieri le volanti della questura di Massa sono intervenute in un supermercato del centro. Un uomo, dopo aver rubato alcuni articoli, ha strattonato un dipendente e si è dato alla fuga. L'autore, un 54enne massese, era stato notato da un'addetta alla vendita mentre nascondeva la merce all'interno del proprio giubbotto. Superate le casse senza pagare il dovuto, il soggetto è stato fermato da un dipendente e senza alcun timore lo ha strattonato ed è fuggito via immediatamente. Poco dopo, grazie alla descrizione fornita che ha consentito alle forze dell'ordine di risalire all'identità del soggetto, poiché già gravato da precedenti, gli operatori della squadra volante sono riusciti ad intercettarlo e a denunciarlo per rapina. Adesso, nei suoi confronti, è stato avviato il procedimento per l'emissione di misura di prevenzione. Non solo. Nel fine settimana la Polizia di Stato ha eseguito dei controlli per il rispetto delle misure di emergenza Covid. In particolare sono state accertate 8 sanzioni nel comune di Massa e 4 a Carrara. Sono stati infatti multati alcuni ragazzi per aver consumato bevande in prossimità dei locali, creando assembramenti fuori dai diversi esercizi commerciali, ed è stata disposta la chiusura di 5 giorni per un locale che consentiva la consumazione al tavolo nonostante le varie normative. Vertenza a Sanac. Dopo il tavolo istituzionale sul lavoro, battibecco tra Lega e l'onorevole Nardi. Per la Nardi, infatti, l'incontro è stato solo una passerella elettorale, mentre la Lega ne rivendica l'utilità, definendolo molto proficuo. Sentiamo. Svolto sabato scorso nel pomeriggio successivamente al tavolo istituzionale sul lavoro convocato in mattinata dal sindaco di Massa Francesco Persiani, un incontro sulla vertenza Sanac con la presenza del neo sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Tiziana Nisini, dell'europarlamentare Susanna Ceccardi e dell'onorevole Donatella Legnaioli. L'appuntamento pomeridiano era stato pensato per approfondire le tematiche legate a Sanac, il cui destino è da tempo legato ad un filo. In virtù di questo erano stati invitati tutti i rappresentanti delle tre sigle sindacali, CGL, CISL e UIL, ma non tutti si sono presentati. Proprio per questo motivo non sono mancate le polemiche a riguardo. L'onorevole Martina Nardi ha infatti definito il tavolo istituzionale una vera e propria passerella elettorale per il sindaco massese.
Peccato, spiega la Nardi, che a quel tavolo non fosse stato concordato con nessun'altra istituzione né locale né nazionale né regionale e peccato che a quel tavolo si siano presentati solo una parte dei rappresentanti dei lavoratori, dividendo così un movimento sindacale che invece va tenuto il più unito possibile, perché abbiamo da difendere la produzione e l'occupazione di Sanac. Dal conto suo la Lega smentisce le accuse, specificando che l'incontro non aveva come scopo quello della passerella di partito, ma si tratta di un vero e proprio incontro con un esponente del governo appena nominato sottosegretario che, per senso del dovere, a seguito della sua nuova carica, ha voluto visitare diversi territori per prendersi carico delle varie problematiche. La Nardi tuttavia ha voluto precisare, su Sanac il percorso con il MISE è già avviato e prevede che Sanac non sia separata dalla vicenda ArcelorMittal. Ciò significa che Sanac sarà compresa nel progetto più complessivo di intervento pubblico per garantire il futuro occupazionale e produttivo attraverso l'ingresso di Invitalia. Questo è il piano che abbiamo discusso più volte nei mesi passati e su cui c'è infatti il consenso di tutte le organizzazioni sindacali, conclude la Nardi. Fughe in avanti per mettere una propria bandierina personale in queste condizioni non aiutano. L'incontro ad ogni modo c'è stato ed è stato a parere della Lega alquanto proficuo e concreto e si è concluso con l'impegno del neo sottosegretario Nisini di riferire quanto emerso al Ministero del Mise Giorgetti. Il sistema regionale di Confcommercio ha deliberato lo stato di mobilitazione permanente in merito alla situazione di emergenza che da mesi colpisce il mondo delle imprese. A partire da oggi l'associazione di categoria riunirà il proprio consiglio regionale ogni giorno per decidere all'unanimità le azioni da intraprendere a sostegno del comparto, formato in massima parte da micro e da piccole imprese. Perché dietro ad un'impresa c'è un'enorme filiera lavorativa e occupazionale che finisce col diventare anche sociale. Per la saracinesca di un negozio che si abbassa, a rimetterci non è soltanto il titolare con la sua famiglia, ma anche i dipendenti che perdono il proprio posto e tutte quelle attività di fornitura che con quel negozio lavoravano. Si sente parlare di slittamenti dei pagamenti, ma non è sufficiente, serve una cancellazione totale dei tributi per un periodo equivalente alla durata dell'emergenza. Quella in atto non è soltanto un'emergenza sanitaria, ma anche economica, così come sottolinea Confcommercio. Bolkestein, la regione toscana chiede al governo l'estensione delle concessioni degli stabilimenti balneari. In consiglio regionale passa a larga maggioranza una mozione della Lega con emendamenti del Partito Democratico. La regione toscana alza la voce e chiede al governo di estendere le concessioni degli stabilimenti balneari rivedendo le direttive della Bolkestein. Passa infatti a larga maggioranza, con solo due voti contrari del Movimento 5 Stelle, una mozione della Lega in merito alla lettera di messa in mora ai danni dell'Italia da parte dell'Unione Europea per le norme contenute nella legge relativa alle concessioni degli stabilimenti balneari. Nella mozione sono stati aggiunti anche degli emendamenti sottoscritti dal consigliere del PD Andrea Pieroni che riguardano la problematicità dell'applicazione della direttiva Bolkestein. Secondo la maggioranza, la questione deve essere portata all'attenzione della conferenza Stato-Regioni e la Toscana deve assumere ogni iniziativa possibile volta a sollecitare il governo affinché difenda in sede europea l'estensione della durata delle concessioni marittimo-demaniali, avviando contestualmente la riforma del demanio marittimo. Inoltre, i consiglieri della Lega stanno continuando a sollecitare il governo centrale ad avviare una necessaria negoziazione con la Commissione europea per far sì che la direttiva Bolkestein sia rispettosa delle peculiarità del comparto balneare italiano e salvaguardi la continuità delle imprese balneari, il loro valore economico-sociale e di tutela del patrimonio marittimo e della biodiversità. A Massa l'assessore regionale al sostegno economico Leonardo Marras rassicura i cittadini, i lavoratori e il sindaco Francesco Persiani in merito al rilancio della provincia apuana e della sua economia. Secondo l'assessore infatti la regione è presente su tutti i fronti più importanti dello sviluppo locale e ha già accolto alcune recenti richieste dello stesso comune di Massa. Per questo non mancherà l'ascolto e la vicinanza. Inoltre in merito alla questione dei lavori di ripascimento del litorale l'assessore Monia Monni ha ribadito al sindaco Persiani che la regione è completamente disponibile a finanziare i lavori dei comuni che possono
possono essere realizzati entro la prossima stagione estiva, indicativamente i primi di giugno. A questo proposito, secondo l'assessore, ognuno deve fare la sua parte e si devono mettere da parte le schermaglie. C'è la pubblicità, poi torneremo in studio per altre notizie. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Della vita avremo cura dell'ultimo viaggio con esperienza, dignità e rispetto. Onoranze funebri salvatori 340 188 6511. Il Sor Optimist Club Apuania ha donato 4 poltrone per la chemioterapia al reparto di oncologia dell'ospedale di Carrara. Si tratta di un'opera di sostegno all'importante presidio territoriale che accoglie ogni anno migliaia di pazienti con una forte presenza femminile. L'intenzione è quella di promuovere e supportare le donne in tutti i settori della vita civile e favorirne la leadership. Sabato 13 marzo una rappresentanza del Rotary Club Carrara e Massa ha consegnato nelle mani del presidente della RSA Regina Elena, Giuseppe Profili, 8 poltrone e 8 sedie appositamente realizzate per il centro diurno Alzheimer. Alla presenza anche il sindaco De Pasquale e della direttrice Ricci, passeggia del Rotary ha ricordato le fasi che hanno portato a questo service. Con l'aiuto del dottor Vatteroni, medico e socio del club, e il dottor Fariello, fu ideata questa iniziativa a favore degli ospiti della Regina Elena. Il progetto si intitola Continuare a vivere e vuole contribuire a che gli anziani non siano dimenticati. A Montignoso, taglio vandalico delle piante di olivo quercetano a danno di Raffaello Raffaelli, olivicoltore e presidente dell'associazione Elaia.
Proprio l'associazione da anni porta avanti un percorso di valorizzazione e promozione di questa varietà di olivo autoctono, che ha ottenuto anche la tutela di presidio Slow Food. Per il sindaco Lorenzetti si tratta di un gesto da condannare, che colpisce lo sforzo portato avanti negli anni dai produttori. Vediamo insieme chi sono i festeggiati di oggi. E naturalmente anch'io mi unisco agli auguri, perché sono tutti nostri questi auguri questa sera, alla nostra Robertina, nonostante sia alta più di 1,80 m, per noi è la Robertina, un abbraccio forte, e anche a Camilla Di Maria, una preziosissima collaboratrice della nostra redazione. Montignoso e Carrara tingono di lilla due monumenti per la giornata nazionale contro la lotta ai disturbi del comportamento alimentare, anoressia e bulimia in aumento proprio a causa della pandemia. Vediamo insieme. Monumenti tinti di lilla per la giornata contro i disturbi del comportamento alimentare. Oggi, 15 marzo, il Castello Aghinolfi di Montignoso, la scultura, la Fontana della Bagnante di Aldo Buttini a Carrara si illumineranno per la lotta a questa problematica. In occasione della terza giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, ANCI e Never Give Up Onlus hanno promosso un'iniziativa congiunta per sostenere la campagna Fiocchetto Lilla, rivolgendo l'invito a tutti i comuni a illuminare di lilla un luogo significativo, al fine di rendere visibile la testimonianza della condivisione su questa tematica così delicata che colpisce soprattutto i giovani. I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono la prima causa di morte tra gli adolescenti, situazione che si è aggravata ulteriormente alla luce delle difficoltà legate alla pandemia. I dati parlano di 3 milioni di giovani affetti da disturbi alimentari, ha spiegato l'assessore al sociale di Montignoso, Leonora Petracci, una piaga sociale che spesso passa inosservata. L'opera di informazione da parte dell'istituzione deve cercare di sensibilizzare il più possibile giovani, famiglie e società civile, perché le sofferenze e le richieste di aiuto possano trovare la più completa assistenza, scongiurando al tempo stesso che nuovi ragazzi e ragazze possano cadere dentro questo terribile vortice. Anche la sezione di Carrara dell'Associazione per la cura del comportamento alimentare, tramite la propria presidente Rosanna Viaggi, ha chiesto al sindaco di illuminare un monumento della città con lo scopo di sensibilizzazione. Per questo motivo è stato allestito anche un corner informativo presso il giardino in cui è situata la Fontana della Bagnante, per difendere la consapevolezza che queste patologie possono essere trattate. Domani, martedì 16 marzo, si conclude il programma ordinario di consegna delle EcoCard, necessarie all'accesso ai nuovi cassonetti che verranno installati in centro città di Carrara a partire dalla prossima settimana. Pertanto, a partire da mercoledì 17 marzo e fino a venerdì 19 marzo, l'InfoPoint di San Martino resterà aperto dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19 per consegnare le EcoCard ai ritardatari, che dovranno presentarsi muniti della lettera di convocazione inviata a tutti gli utenti interessati e di un documento di identità valido. A partire da lunedì 22 marzo e fino al 26 marzo sarà possibile recuperare la EcoCard presso la sede di Nausica S.p.A. in Viale Zaccagna. A comunicarlo sono l'amministrazione e Nausica S.p.A., ricordando che per accedere ai cassonetti e dunque per gettare la spazzatura sarà indispensabile avere la EcoCard oppure la app per smartphone ad essa collegata.
Occupiamoci adesso del tempo che farà domani. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per martedì 16 marzo. Cielo sereno, temperature in calo, venti tesi e mare mosso. Mercoledì 17 marzo, cielo prevalentemente sereno, temperature in calo, venti tesi e mare mosso. Andamento nei giorni successivi. Tempo instabile, temperature in calo, venti tesi e mare molto mosso. Per aggiornamenti visitare il sito www.meteoapuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Non ci sono altre notizie, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi lascio ai nostri programmi e vi auguro una buona serata. Arrivederci.